trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Lo spiega. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle, lascia che si animizzino e comincia a favorire le scuole private, non tutte le scuole private, ma le scuole vicine al suo partito, di quel partito. Allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private, cure di denaro e di privilegi. Questo dice Calamandrei, che nella situazione catastrofica in cui si trova la scuola pubblica, allora, ma anche oggi, si arriverà a delle cifre paurose. In questa situazione tragica è una follia, è un delitto pensare che lo Stato, invece di concentrare nella scuola pubblica tutte le risorse del piccolo bilancio dell'istruzione, si metta a distribuire il denaro alle scuole private. E allora io chiamo Giovanni Cotti, alcuni di noi lo conoscono.